Ora io sono d'accordo con il rinnovamento del partito, che bisogna mettere un po' di... Io mi sono messo in seconda linea e credo che anche altri della mia età e della mia generazione debbano stare in seconda linea e far crescere un movimento di giovani. Anche uno come Arnone dovrebbe cominciare a mettersi in seconda linea, perché io ho letto uno dei suoi comunicati in cui parla dell'assessore Campo e di altri, come di una squadretta di calcio ai suoi ordini di allenatore, io, il capo, io ho nominato questo merda, il Dio che atterra e suscita, ma santo cielo, un poco di decoro voglio dire, anche per persone come la dottoressa Campo, che forse meritano anche di più, che sono persone, E qual è non la è... mancanza di La decoro, mancanza secondo di rispetto è quella di descrivere una truppa, quelli che sono con te? Ma me, chi l'ha quelli, descritto ma una non truppa? solo, e qui nella tua A me dichiarazione, pare che tu vai nella molto di tua, fantasia. Ora, no, come è stato io, se fosse sull'interrogazione possibile, no, parlamentare? intanto andiamo all'interrogazione, perché c'è Andiamo, anche quella su se mi Micheli. fai Dopo rispondere. 20 anni questa cosa di Micheli va E chiarita ora la chiariamo, però definitivamente, questo fammi rispondere alle cose del mi Presidente della pare Regione. chiaro, cioè dire, tu, qua io, i tuoi libri Allora, sono possiamo... pieni di io. Abbe pazienza, pensa che c'è un mondo, pensa Certo. che prima, diciamo, fu, come si dice, ante Aspetta, Christum, ante Cristo, ante Arnone, c'erano ambientalisti qua che hanno salvato la Valle dei Templi, che hanno demanializzato quella zona altro che per Gui mantenerla. Io Mangini. ero tra queste, che hanno fatto la guerra perché via Imera e hanno perso e hanno sofferto perché via Imera fosse stata invasa, che sono stati minacciati, che hanno difeso la democrazia. In questa provincia e hanno una carriera assolutamente esemplare, mai fatta di blabla e di rispetto, costruita con rispetto con tutti quelli con cui stavamo a lavorare. Arnone, quando Questo. la smette con questo io, Allora, e comincia ad essere un po' più Arnone la smetterebbe molto altruista? volentieri con l'io. Il punto è che non c'è il coraggio da parte di Lauricella e dei suoi amici di fare le battaglie che fa Arnone. Io molto volentieri avrei lasciato ai consiglieri comunali di riferimento di Lauricella, al vicepresidente attuale, vabbè, di capo di casa, chiamiamolo così, a Lauricella, ad Angelo Galvano, a Nello Amel. Di chiedere l'allontanamento dell'assessore Falzone, nipote del capomafia arrestato dal comune di Agrigento. Se possiamo evitare di Vabbè, fare evitiamo il nomi, nome. evitiamo per favore. Stiamo parlando di fatti storici, di Di un questo. assessore. Va bene, perfetto, di un assessore. Di un consulente figlio dell'ex vicepresidente della regione, pure lui arrestato per mafia. Gli altri guardavano dall'altro lato. Di chiedere chiarimenti sugli affari di un noto imprenditore che voleva fare un grande centro commerciale, pure lui arrestato per mafia. Tutti gli altri guardavano dall'altro lato. Di chiedere chiarimenti su un'altra grande struttura commerciale che faceva riferimento a tale Matteo Messina Denaro. Anche lì. Diciamo Messana, segretario di partito, capo di casa Lascia stare. parlamentare, Di Benedetto parlamentare, Però dovremmo tutti anche distrattissimi, approfondire tutti i rilievi mossi alla mia distrattissimi. persona e alla mia carriera politica, Vabbè, tu mi hai diciamo. detto perché io parlo io queste No, cose ti sto le solo lascerei volentieri al Partito Democratico, cosa che il dicendo Partito che hai Democratico, verso il fammi Presidente della rispondere, Regione un al Presidente della atteggiamento Regione, ora ci che è un arriviamo. po' Allora, tu diverso. hai, diciamo, non posso certamente affermare che tu non hai compreso la mia lettera, perché l'hai compresa. Sei in malafede. L'equivoco non è dovuto al fatto che Realacci criticava il piano regionale dei rifiuti e le riforme fortemente volute dal Partito Democratico e dai miei amici, persone che stimo enormemente, Cracolici, Sono anche amici miei, Giuseppe Lupo. ci ho Perfetto. lavorato una vita. Allora, la mia lettera dice: caro Presidente della Regione, il tuo ufficio stampa non ha compreso, dovresti verificare, caro Presidente della Regione Lombardo, faccio anche una battuta, se quando lavorano si danno a qualche grappino di più, hanno preso un'interrogazione di Realacci con la quale Realacci attaccava Cammarata e il disastro dei rifiuti dell'AMIA a Palermo e l'hanno interpretata come una critica alle leggi della regione siciliana approvate lo scorso aprile per iniziativa del Partito Democratico. Infatti mi chiamò Cracoligi e mi disse: scusa, ma questo comunicato di Realacci che cosa è? Leggi la nota dell'ANSA fatta dalla Presidenza della Regione. Chiamai Realacci, mi sono fatto mandare tutte le carte e poi ho scritto al Presidente della Regione dicendo: Presidente, guardi che vi è assoluta unità di intenti tra Cracoligi, Lupo, Realacci, Arnone, Ferrante, Iecodem. Condividiamo perfettamente, riteniamo che il suo governo in materia di politica ambientale e dei rifiuti
sia il migliore che questa regione abbia mai avuto. Però questo augurio, diciamo, è un po'... Il mio augurio è che io ritengo, come ad Agrigento, che anche a Palermo sia estremamente utile che Cracolici vada a fare il presidente, il vicepresidente in questa fase della regione siciliana. Guarda. Ho una preoccupazione e una previsione negativa, cioè che le vicende giudiziarie di Lombardo, che fino ad ora non hanno elementi emergenti Cracolici, formali. Io l'ho cresciuto, era la Cracolici, io con Cracolici siamo cresciuti assieme a Candafolena, innanzitutto. Abbiamo la stessa formazione anch'io. E ci capiamo con uno sguardo. Allora, fammi continuare, non mi interrompere. Allora, io ho detto, Presidente della Regione, quello che lei sta facendo con Cracolici e Lupo all'Assemblea è meritevole di ogni sostegno, meritevole di ogni appoggio. La nostra speranza è che questa esperienza di governo che lei sta conducendo in sede assembleare, approvando la legge sulla pubblicizzazione dell'acqua e sui controlli sulla gestione dell'acqua e cancellando il grande affare dei termovalorizzatori della mafia e prevedendo la raccolta differenziata, istituendo norme che tolgono i ticket per le fasce meno ambienti. Sono d'accordo su questo io. Anche sulle Gubbi sarei d'accordo, Angelo, se non ci fossero, se tu ti comportassi così anche con i tuoi compagni di partito. La tua difficoltà, Angelo, la tua difficoltà è dovuta al fatto che per attaccare devi dire il falso nella mia lettera. No, no. Anche con i miei compagni di partito mi comporto così. Io sono convinto. Io sono Hai venuto... cominciato tu a dire il no, falso. Angelo, il punto è un altro. Io sono quello che, volendo fare politica, pur avendo ricevuto offese gravissime, su cui ora brevissimamente farò un cenno, ho dato la mano ad Angelo Capodicasa, ho votato Messana segretario del partito, con un discorso politico che era: lasciamoci gli scontri alle spalle e avviamo una reale fase di rinnovamento assieme. Capodicasa si è messa la mano in tasca, ma non è solo questo, la vicenda Zambuto, quando Marco Zambuto viene eletto sindaco, viene gestita da Capodicasa da schiaffi. Cosa fa Capodicasa? Proprio negli studi di Teleagras, pubblicamente, ci sono le registrazioni. Io dico, Angelo Capodicasa, ancora non ci parlavamo con Capodicasa, da parecchi anni ora dirò il perché. Angelo Capodicasa, ritengo che dopo la vittoria alle elezioni comunali, in questi termini, con Zambuto sindaco e io prima eletto in Consiglio Comunale, meriti un comizio comune di tutta la sinistra con Marco Zambuto per ringraziare gli elettori. Fece finta di non sentirlo la prima volta. Terrana che era con me. Ma perché non te le discute queste cose una volta col capo di casa? Ma questi sono fatti politici. Tu mi hai accusato di non avere atteggiamenti costruttivi. Io ti accuso del fatto che tu usi un trattamento diverso. No, allora, Fulmi, io ti sto Palermo, Gambino ti sto e il Presidente della Regione. Potresti anche il avere la stessa speranza ha... e abbiamo chiuso, no? Io non conosco le accuse mosse. Posso essere d'accordo no, io sulla politica allora, della Regione? Capiamoci. Io non conosco le accuse mosse nei confronti di Lombardo. Conosco alcune indiscrezioni di stampa che dicono che nei suoi confronti c'è un'indagine. Quando leggerò sui giornali un provvedimento giudiziario che riporta un'intercettazione nella quale Lombardo dice a un capo mafia: io mi occupo di appalti, fatti i tuoi, quell'appalto l'ho dato a quello perché è solo quello che lo sa fare, faccio una posizione a tuo figlio, dammi quattro nomi che le assumo. Te lo dico solo, questi sono fatto. Buone maniere che possiamo condividere assieme. Il problema è che usale anche con quello allora, del tuo partito. Quello che io dico è quello che contesta più no io per carità, scusami, anche lì voglio difendere la politica della regione. Io mi ritrovo con i compagni di allora regione. Anche lì io voglio difendermi. La contestazione a Crisafulli, che non andava candidato, fu fatta da me riservatamente in una lettera inviata a Veltroni e alla commissione che decideva le candidature. In questo partito la vita politica interna è spesso violentemente strozzata. Vogliamo andare alla vicenda Zambuto, che è una cosa nella quale mi pare che abbiamo... Le hanno deciso a Roma, organi legittimi, di candidarlo, per allora, carità. Quando tu poi ritieni di poteva calpestare... Poteva anche starsene tranquillo a Enna, perfetto. Però hanno deciso di candidarlo a Roma. Allora, devi alzare il livello dello scontro politico, perché se no le battaglie non le vinci. Oggi in Sicilia sappiamo che all'interno del Partito Democratico è passata una linea voluta, tu lo scontro politico e te la pigli, fermati, ripigliando cose di vent'anni fa con uno che diciamo ha avuto un atteggiamento unitario. Fermati un attimo, voglio dire, fermati un attimo. Allora, su Crisafulli è passata una linea che chi ha rapporti con la mafia e ritiene normale discutere di lottizzazioni di appalti
non può essere candidato del Partito Democratico. Archiviata la questione di Savulli, è data una linea politica. La magistratura ha ritenuto che non si fosse superato il limite della responsabilità penale.